Io ho letto la mozione della maggioranza e siamo davanti a due possibilità. O l'hanno scritta dei dissociati oppure qualcuno in malafede. Perché avete dato il parere favorevole, ministro, sia a quella del PD chiaramente, ma anche a quella del nuovo centrodestra. Allora diciamo agli italiani cosa approvate in questo modo. Da una parte dite, qui per questo penso che è da dissociati, perché voi siete la maggioranza. Da una parte dite a promuovere il riconoscimento della Palestina, ma a promuovere verso chi, se dobbiamo riconoscerla qui, oggi, col Parlamento italiano? Dall'altra parte, però, mi fate un capolavoro di presa in giro per il popolo: a promuovere il raggiungimento di un'intesa politica tra Al-Fatah e Hamas come strada maestra al riconoscimento dello Stato. Ma di che stiamo parlando? Ma di cosa state parlando? Qui noi oggi dobbiamo semplicemente dare un diritto a chi ne ha necessità da 50 anni e basta prenderli in giro continuamente come avete fatto fino ad oggi. Presidente, quando noi siamo entrati in quest'Aula per la prima volta, 2 anni fa circa, con coraggio, determinazione e passione, abbiamo approfondito e alcuni di noi hanno scelto addirittura di recarsi direttamente in Palestina e Israele per vedere con i nostri occhi quello che i media e i grandi statisti che popolano questo Parlamento dicevano essere la situazione più complicata del mondo, impossibile da capire, figuriamoci da risolvere. Come capogruppo della Commissione Affari Esteri, così ho rifiutato ogni forma di condizionamento esterno, ho ascoltato tutti, ho letto qualsiasi cosa, ho preso insulti, minacce, parecchie minacce, ma ho capito una cosa: qui di complicato non c'è proprio nulla. C'è un paese, Israele, nato perché il democratico Occidente gli ha donato la terra altrui, che non accontentandosi del regalo ricevuto ha occupato illegalmente altri territori palestinesi e su questi, per rendere irreversibile tutto, ha costruito 53.000 case e un muro di separazione e segregazione, cose considerate illegali da ben 5 risoluzioni ONU. Dall'altra parte di quel muro c'è un popolo, quello palestinese, che da un certo punto della storia all'improvviso si è visto togliere ogni diritto e rinchiudere in gabbia a cielo aperto come Gaza, subendo violenze e umiliazioni sistematiche. Questi occhi, i miei, hanno visto camionette israeliane lanciare sostanze putrescenti dentro le cisterne d'acqua domestiche di famiglie inermi. E allora perché dico che di complicato non c'è proprio niente? Perché per risolvere questa situazione, o quantomeno riportarla alle logiche dell'armistizio del 67, basterebbe costringere Israele a ritirarsi entro i confini allora definiti e permettere la libera circolazione dei palestinesi, inclusi i rifugiati, garantendo i diritti umani essenziali, quale accesso all'acqua e alla terra. Attenzione, quando dico costringere, non parlo certo di usare la forza, bensì la stessa tecnica che abbiamo già usato in Sudafrica, una costante pressione diplomatica internazionale. Signori, lo abbiamo già fatto e ci vantiamo ancora dopo decenni per questo. Abbiamo celebrato Mandela per questo. Questo è il sogno nostro, ma anche quello di tante associazioni e comunità internazionali. Un sogno che è realizzabile solo se concederemo alla Palestina la stessa attenzione che si ebbe per il Sudafrica di Mandela. Qualcuno dice che sia troppo presto per riconoscere lo Stato di Palestina. Io temo che sia troppo tardi piuttosto, quindi vi invito a far sì che sia oggi, adesso, il momento giusto, perché non c'è pace senza libertà e non c'è libertà se non si ha il riconoscimento dei propri diritti e della propria stessa esistenza. Colleghi, coraggio, ve lo chiedo per le migliaia di vittime di 50 anni di violazioni. Colleghi, coraggio, ve lo chiedo per le centinaia di migliaia di bambini che, grazie al processo che possiamo avviare oggi insieme, potrebbero avere un futuro di speranza e legalità. Oggi non ci sono più scuse. Tasto verde alla nostra mozione per riconoscere lo Stato di Palestina e dare a questi bambini una speranza. Tasto rosso per negargliela. Mettetevi una mano sulla coscienza, scrollatevi di dosso la paura e fate la vostra scelta, perché il genocidio inizia sempre col silenzio.